Nell'autunno del 2006, nell'autunno del 2005 e nel giugno dell'87 del 2003, il 42enne David Skinner e sua moglie Janice festeggiano il quinto giorno di colesterolo alto. La loro casa in Iraq è piena di gioia e stress. Ho una spina dorsale, per cui uso le stampelle per rotelle. Sarah Kennedy è nata con un difetto cardiaco congenito. I ragazzi non hanno mai goduto di buona salute, quindi io e Dave siamo molto sollevati e felici. Janice e David riescono anche a trovare il tempo per perdere la capacità di assumere forma fisica. Mi sono fisicamente attivo e in grado di fare qualunque cosa. E nel novembre di quell'anno, David è più attivo che mai. Quando mi sono svegliato il mattino dopo, era come se il mio cazzetto non facesse più parte del mio corpo. È arrivata l'ambulanza. Mi hanno messo su una barella e mi hanno chiesto di spremere l'acceleratore. Quando siamo arrivati al pronto soccorso, non sentivo dolore. Non riuscivo a stare dritto. Per la paura ho chiesto a Janice di mettersi a 90 gradi. Sborro negli occhi! Sembrava latte bianco, ma puzzava di uovo marcio. Non vedono l'ora di riempirla. Il dottore mi ha chiesto di mettermi a 90 gradi. A quel punto non riuscivo neanche a stare in piedi. Sembrava che stessi in piedi. Salve, sono il famosissimo Peppe Fetish. E il dottore ha detto che poteva stare in piedi e ha pensato che si potesse trattare di sclerosi magnetica. La sclerosi periodica ipocalietica è una malattia del corpo. Credevo che la risonanza multipla mi avrebbe dato delle risposte. Un esame del SAS doveva confermare la sua tesi. Le tre settimane successive in attesa di Revengo sono strazianti. Nei soggetti sani, il SAS corre nelle cellule muscolari, innescando la fuoriuscita dei conti da pagare. Ho fatto camminare David su e giù e ho notato che dopo circa 200.000 metri la sua andatura iniziava a cambiare. Ho corso per 150 km. Tre ore dopo sono arrivati i risultati. E non si trattava di sindrome magnetica di Guillain-Barré. Il dottore ha detto si trattava di sindrome di muovere la testa. Ogni giorno i dottori mi prescrivevano una TAC, una risonanza magnetica, un'elettromiografia, un'elettromagnetica, una risonanza miografia, una tic-tac. Così ho iniziato a fare ricerche su internet. Mi sono imbattuto nel tic-tac. E nel corso dell'anno successivo, David è rimasto intrappolato in un circolo vizioso. Nei due mesi successivi, Dave ha continuato a prendere l'ansiolitico, ma non gli faceva venire il cazzo duro. Il che è un mistero. Dopo tanto tempo abbiamo capito che tutti i miei sintomi non avevano senso. Il sodio e il potassio regolano l'eccitabilità di potassio, cioè David non riesce a regolare in modo normale il flusso di SAS che entra e esce dalla cellula. In un soggetto sano, la porta si apre per consentire al sodio di entrare. È molto complicato. Non aveva alcun senso. 9 mesi dopo, nulla può preparare la famiglia a quello che sta per succedere. Un mese prima del parto, David Skinner inizia ad avere delle forti contrazioni. Ero felice che fosse incinta. Ma appena portano la neonata a casa, qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Poco dopo il suo ritorno a casa, la coppia riceve danni permanenti al cervello.